Si può prendere veramente da qualunque pezzo, mettersi lì, analizzare e divertirsi. Questo è il bello della musica. Perché solo tu l'hai capito, pure se mi vedi poco tu mi hai capito, eppure se ti vedo poco tutto ho capito, a furia di cercarti per il mondo l'ho conosciuto a fondo e l'ho dato a te. Ciao, mi chiamo Carlo, sono un insegnante di basso elettrico di Cuneo e oggi andiamo ad ascoltarci una canzone particolare, super nuova, super senza basso, a meno non il basso elettrico normale, ma un synth, e vediamo come poterci, ad esempio, far tecnica sopra, imparare delle cose, oppure andarci anche solo ad accompagnare sugli accordi della canzone. Come sempre utilizzo Chordify che va a tirarmi fuori e mettermi in griglia gli accordi sommari su un tempo 4 quarti con il quadratino che scorre. Quindi noi facciamo partire la canzone. Già la prima cosa, vabbè, qua non c'è ancora né batteria né basso synth, però un ottimo esercizio è già quello di prendere quattro accordi. Vediamo qua che abbiamo do diesis, fa diesis, vabbè, vediamo qua. Dopo l'introduzione fa sempre do diesis minore, fa diesis minore, la e si. Quindi possiamo già solo prendere i quattro accordi, ad esempio do diesis lo prendiamo al tasto 4 della corda di la, il fa diesis andiamo a prendere al tasto 2 della corda di mi, il la lo prendiamo al tasto 5 della corda di mi, e il si al tasto 2 della corda di la. In questo modo io faccio già della tecnica perché la mia mano deve star ferma e io vado a usare un dito per ogni tasto, quindi tutti i do diesis li prenderò con l'anulare, i fa diesis con l'indice, il la col mignolo e il si con l'indice. Proviamo. Come vedrai, se sei un po' alle prime armi, non è così semplice entrare sempre pulito dritto sul tempo, tenere una nota lunga e attaccarci l'altra senza buchi in mezzo. Tutto questo poi, ad esempio, a mano aperta. Chiaramente io avrei avuto anche tante altre scelte. Do diesis, si fa diesis, potevo prenderlo qua sopra, però questo era più acuto di questo. Avrei potuto prenderlo qua. Questo. Poi scendevo al si qua, ad esempio, oppure avrei potuto prendere il la vuoto. Sono scelte, ad esempio, le corde a vuoto io se riesco ad evitarle, le evito, perché a meno che non siano dentro un riff particolare, perché comunque una corda a vuoto mi suona sempre diversa da una corda presa piena e soprattutto su una corda più grande, quindi è più rotonda. Ok, questo è già un primo esercizio in cui miglioriamo sul basso, ma suoniamo su una canzone, suoniamo su una canzone attuale, quindi non è vero che non si può suonare sulle nuove canzoni solo perché non hanno il basso. Soprattutto adesso andiamo a vedere la seconda parte dove invece ci concentriamo sulla batteria e sul ritmo di batteria. Ok? Andiamo a ascoltare cosa fa la cassa quando entra. Hai capito, pure se mi vedi poco tu mi hai capito, eppure se ti vedo poco tutto ho capito. Ok, la cassa fa un gioco che viene distribuito su due battute. Quindi la prima cosa che può fare il basso per evolvere un pochettino rispetto alla nota lunga è quella di ascoltare il ritmo della batteria, andarsi a riprendere quello che fa la cassa e andarselo a duplicare.
suonarci sopra, perché l'incastro del basso insieme alla cassa rende tutto il suono più rotondo e bellissimo. Ok? Per esercitarci, io ad esempio utilizzo un'altra risorsa che è GrooveScribe, con cui posso tirare giù delle parti di batteria. Io ho già trascritto più o meno la cassa cosa fa sommariamente. Ok, noi dobbiamo andarci a prendere la cassa. Ta, un ta, uno ta. Ok? E poi andarla a distribuire sugli accordi. Però prima mettiamola su un accordo solo. In questo modo, entriamo dentro il tempo. Quindi la imparo, la interiorizzo e poi la porto sugli accordi. La prima battuta vado a farla do diesis, la seconda fa diesis, poi la e poi si. Partiamo al volo anche se non beccherò la prima. Questo è già un ottimo esercizio. Ritorniamo sull'originale e proviamo ad andarla a prendere. Segnalo solo che sull'ultimo sì, dà un colpo in più di cassa rispetto a quello che ti trovi trascritto su GrooveScribe. Va a mettere un altro ottavo qua sopra. Quindi in realtà sarebbe su quattro battute il gioco intero di cassa. Te lo faccio sentire se lo becco. Perché solo tu l'hai capito, pure se mi vedi poco tu mi hai capito, eppure se ti vedo poco tutto ho capito, a furia di cercarti per il mondo l'ho conosciuto a fondo e l'ho dato a te che hai capito, pure se mi vedi. Ok, qua c'è stato uno stop sulla battuta di do diesis, poi rientrava sul fa diesis. Ok, già questo ci dà tantissimi spunti per divertirci. Ultimissimo, poi chiudo perché sennò sono sempre troppo lunghi questi video. Sull'ultimo sì, in particolare possiamo tenere il ritmo oppure possiamo anche andare a mettere degli abbellimenti finali dove magari smanichiamo col basso. Proviamo. Perché solo tu l'hai capito, pure se mi vedi poco tu mi hai capito, eppure se ti vedo poco tutto ho capito, a furia di cercarti per il mondo l'ho conosciuto a fondo e l'ho dato a te che hai capito, pure se mi vedi. Ah, qua sul fa diesis poi mi cambia la cassa. Però sì, divertente. Ok? Quindi il messaggio è: non ci sono per forza canzoni brutte. Si può imparare anche dalle canzoni brutte. Questa non è, cioè, può piacere come può non piacere. Però in fase di studio, divertimento. Si può prendere veramente da qualunque pezzo, mettersi lì, analizzare e divertirsi. Questo è il bello della musica. Grazie per aver visto il video, passato questi minuti con me. Scrivimi sotto nei commenti se ti piacciono questi tipi di video o se vuoi che andiamo a affrontare al volo qualche altra canzone. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto. Perché solo tu l'hai capito, pure se mi vedi poco tu mi hai capito, eppure se ti vedo poco tutto ho capito, a furia di cercarti per il mondo l'ho conosciuto a fondo e l'ho dato a te che hai capito.